Eccomi qua. Che uomo che sono. Mediocre. Ma non è mostruoso che un attore, solo per gioco, simulando una passione che non lo tocca personalmente, si medesimi tanto in una parte che il suo volto impallidisce. La voce si rompe. Gli occhi si inumidiscono. E tutto il corpo si adatta ad un sentimento non suo, ma suggerito dalla parte. E tutto questo per niente. Per Ecuba. Ma chi è Ecuba per lui? O lui per Ecuba? Che farebbe costui se avesse i motivi che ho io per disperarsi? Inonderebbe il palcoscenico di lacrime. Romperebbe i timpani della gente con grida spaventose e ululati disumani. E io, marionetta di paglia quale sono, sto qui e non faccio niente. Non dico niente. Neppure quasi mi ricordo che devo fare. Ma che cos'ho? Il fegato di una colomba, senza il fiele che rende amara l'angoscia. Altrimenti come avrei potuto aspettare tanto ad ingrassare gli avvoltoi con la carogna di quel cane, immondo, porco, bastardo, farabutto, traditore? Eccomi qui. Il figlio di un padre assassinato a tradimento. Vengo spinto alla vendetta dal cielo e dall'inferno. È come una puttana. Non so fare altro che sgravarmi il cuore con parole, 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 vergogna! Cervello mio, mettiti al lavoro. Ho sentito dire che un delinquente, assistendo ad uno spettacolo ben recitato, rimanesse colpito così profondamente da quello che stava vedendo da confessare tutte le sue malefatte. Farò recitare a questi comici un assassinio come quello di mio padre. Osserverò mio zio, se appena trasale io so cosa fare. Lo spirito che ho visto poteva essere il demonio, che approfittava della mia disperazione per indurmi a compiere delle gesta infamanti. Mi occorrono prove più evidenti. E allora questa recita sarà la trappola con cui farò cadere la coscienza del re.